Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parleremo di metodo classico. Continua lo speciale sullo spumante, come vi avevo anticipato, oggi parleremo dei metodi, cominciando da uno dei due principali, cioè dal metodo classico. Questo metodo lo tratterò in due puntate perché è abbastanza lungo come procedimento e merita sicuramente un'attenzione particolare in ogni suo passaggio. Quindi oggi ci sarà la prima parte, poi avremo la seconda parte con il resto di tutto il procedimento che porta poi ad avere il nostro vino spumante. Partiamo intanto dalle parole, quindi metodo classico lo potrete trovare denominato anche come metodo champenoise perché è un metodo utilizzato molto spesso nella produzione dello champagne e quindi appunto deriva il nome champenoise. Oppure lo potreste trovare come metodo tradizionale o ancora più semplicemente come metodo della rifermentazione in bottiglia, che è effettivamente quello che lo caratterizza e lo distingue dal metodo Martinotti-Charmat che vedremo in una successiva puntata. Quindi di base cosa si ottiene con il metodo classico? Si ottiene la produzione di vino spumante sulla base della induzione della rifermentazione con l'inserimento di zuccheri e lieviti all'interno della bottiglia. Quindi questa è la definizione, se così vogliamo dire, del metodo classico. Questo si fa perché? Perché con la rifermentazione in bottiglia i lieviti generano l'anidride carbonica che poi è responsabile del perlage o delle bollicine che noi troviamo poi nel nostro calice. Quindi attraverso tutta una serie di passaggi che andremo a scoprire insieme si ottiene questa reazione che permette appunto la frizzantezza del nostro vino spumante. Facciamo subito una panoramica di tutti i passaggi in maniera molto veloce e poi andiamo ad approfondire man mano. Quindi, partendo dall'inizio, ovviamente si parte da un vino base che poi viene assemblato, vedremo poi come. Vi è una parte chiamata tiraggio, l'imbottigliamento, la presa di spuma, la messa in punta, la sboccatura, il dosaggio, la tappatura e il confezionamento. Oggi noi vedremo le prime tre fasi, che sono appunto la produzione del vino base, il suo assemblaggio e il tiraggio. Nella prossima puntata invece vedremo gli altri passaggi. Quindi partiamo appunto dal vino base. E da qui anche capiamo perché si parla di rifermentazione. In realtà, quando noi facciamo un vino spumante, partiamo da un vino base, quindi un vino che ha già fatto la sua fermentazione. E questo è uno dei passaggi fondamentali per ottenere un prodotto di buona qualità o comunque per lasciare una determinata impronta di quello che la cantina o la maison, se parliamo in francese, soprattutto con riguardo agli champagne, vuole offrire ai propri clienti o comunque a chi si avvicina al suo vino. Solitamente viene usato un vino prodotto con uve da vendemmia anticipata, questo per ottenere un prodotto con un'acidità più alta e preservare determinate caratteristiche e aromi varietali dell'uva. Ovviamente quello che vi dico, e questo lo dico adesso perché per farvi una panoramica e anche delle precisazioni, è diciamo quello che si usa normalmente. Poi può accadere che alcune cantine, alcuni produttori facciano delle scelte un po' diverse sulla base anche del prodotto che vogliono ottenere o di, fra virgolette, esperimenti che vogliono provare per ottenere il vino spumante. Quindi io qui parlo sostanzialmente di quello che si segue nel 95% dei casi, poi c'è sempre qualcuno che prova sempre qualcosa di diverso. Comunque, a detto questo, abbiamo ottenuto la nostra uva da vendemmia anticipata, avviene la pressatura e il mosto fiore viene messo a una temperatura,
piuttosto fredda, quindi intorno ai 4 gradi, per favorire l'illimpidimento e la decantazione delle parti più solide. Una volta che il vino è illimpidito, viene portato a 16 gradi, dove vengono aggiunti i lieviti e viene innescata la fermentazione alcolica. Solitamente questa fermentazione dura tra i 10 e i 15 giorni e viene ottenuto un vino che si aggira come tasso, come titolo alcolemico, tra i 9 e i 12 gradi. In questa maniera, appunto, abbiamo il nostro vino base, che viene poi affinato e stabilizzato in vasca fino al successivo passaggio dell'assemblaggio. L'assemblaggio è quella parola che a volte potrete aver trovato sopra le etichette con l'indicazione di cuvée, che è la parola francese, la traduzione francese del termine assemblaggio. In realtà, attenzione, perché quando parliamo di cuvée non stiamo parlando di un vino di migliore o più alta qualità rispetto a un altro, no. In realtà è una metodologia abbastanza diffusa per la produzione di vini con il metodo classico. Sostanzialmente la cantina cosa fa durante questo assemblaggio? Miscela vini di varie annate o provenienti da uve o particelle diverse per ottenere un blend, quindi una miscela di vini che poi sarà utilizzata per la rifermentazione in bottiglia successiva. In particolare, se viene usato almeno l'85% di vini provenienti dalla stessa annata, allora a quel punto la nostra bottiglia si potrà fregiare dell'appellativo millesimato, e solitamente viene indicato il millesimo, che è l'annata da cui derivano appunto almeno l'85% dei vini con cui è prodotto il nostro blend. Altrimenti il vino questo tipo verrà denominato senza annata o sans-anné, per usarlo nella dizione francese. All'estremo opposto, o meglio, casi particolari possono essere quelli di alcuni determinati produttori che, per ottenere un vino magari di particolare pregio o che si discosti un po' dalla metodologia più tradizionale, producono degli spumanti metodo classico con uve monovitigno, quindi dello stesso vitigno, della stessa particella e del tutte della stessa annata. Solitamente sono prodotti molto di nicchia, produzioni molto piccole, che però caratterizzano molto determinate cantine. Così come, per analogia, possiamo dire che il blend, la cuvée scelta da una determinata casa vinicola o da un determinato enologo, di fatto rappresentano un po' anche la sua firma all'interno del prodotto. Quindi è anche un modo per differenziarsi rispetto a prodotti similari, appunto perché andando a fare determinate scelte si possono ottenere anche sensazioni gustative molto diverse. Quindi abbiamo detto, fatto tutti questi passaggi di assemblaggio, il nostro vino è sostanzialmente pronto. Normalmente l'assemblaggio viene fatto in primavera o comunque alla fine dell'inverno per sfruttare la temperatura più calda dei mesi successivi per poi fare la rifermentazione. Ma prima di passare alla rifermentazione avviene il cosiddetto tiraggio, o tirage come dicono i francesi. Di fatto il tiraggio che cos'è? È l'aggiunta all'interno del nostro vino base, ormai anche meglio assemblaggio di vini, a seconda se viene prodotto in una maniera o in un'altra, del cosiddetto sciroppo di tiraggio, liqueur de tirage, come lo chiamano i francesi. Mi scuso sempre per la mia pronuncia meravigliosa in francese, però diciamo il concetto è quello. E di fatto che cos'è questo sciroppo di tiraggio? È un'unione tra vino e zuccheri che servirà poi per sviluppare la cosiddetta presa di spuma, che è la parte con la quale appunto verrà poi prodotta la bollicina sostanzialmente all'interno della bottiglia. Oltre allo zucchero e al vino vengono aggiunte anche lieviti e sostanze minerali che
aiutino, soprattutto le sostanze minerali, la riduzione e l'eliminazione delle fecce. Solitamente si usano all'incirca 24 grammi litro di zucchero per avere una pressione intorno alle 6 atmosfere. Viene calcolato che ogni 4 grammi di zucchero, i lieviti all'interno della bottiglia possano produrre una quantità di anidride carbonica che generi una pressione intorno ad un'atmosfera. Quindi per avere le 6 atmosfere, che dopo vedremo ci torneranno utili, perché sempre per collegarci al video di prima, ci dobbiamo ricordare che alla fine almeno 3 atmosfere all'interno della bottiglia bisogna che restino. Quindi, come poi vedremo, sarà necessario avere una pressione un po' più alta per poi ottenere alla fine la pressione minima richiesta, quindi siamo 3 o 3,5 a seconda della qualità che abbiamo visto nella scorsa puntata. E tutto ciò si ottiene appunto utilizzando anche dei lieviti che da una parte producano poco acido acetico, quindi quel sentore di aceto che potrebbe avere il vino dopo la rifermentazione. Ricordiamo che c'è anche molta riduzione all'interno della bottiglia, quindi il rischio è anche quello di avere degli odori sgradevoli se tutto non viene fatto in maniera corretta e controllata continuamente. Inoltre bisogna anche avere dei lieviti che agiscano a dei livelli di etanolo abbastanza alti, siamo comunque medio alti, siamo tra il 9 e il 12 per cento come titolo alcolemico, quindi siamo già ad un livello insomma abbastanza alto, e soprattutto che non producano dei residui che si attaccano alla bottiglia, perché questo è un altro tema molto importante quando si produce, cioè, il vino con la rifermentazione in bottiglia, perché se avessimo dei lieviti che rilasciano producono delle scorie che poi si attaccano alla bottiglia, sarebbe praticamente impossibile, se non molto difficile, toglierli dalla superficie della bottiglia stessa, in quanto vengono prodotti internamente. E quindi, come dire, anche qui è una cosa che va tenuta in considerazione. Infatti, di solito, per ottenere per evitare questa situazione, viene utilizzata la cosiddetta bentonite, o meglio la bentonite, che è un minerale che permette appunto di evitare che le particelle prodotte dai lieviti si attacchino alla bottiglia e garantire una maggior limpidezza del prodotto stesso. A questo punto lo sciroppo di tiraggio o il liqueur de tirage viene aggiunto alla nostra cuvée ed ecco che otteniamo il vino pronto per essere imbottigliato, che poi lo scopriremo alla prossima puntata, che in quanto per oggi terminiamo qui. Quindi abbiamo visto la prima parte dei passaggi per la produzione del nostro metodo classico. Nella seconda puntata andremo a vedere che cosa succede all'interno della bottiglia. Quindi, come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanella, soprattutto se volete essere aggiornati sull'uscita, informati tempestivamente sull'uscita della prossima puntata del metodo classico. Vi ringrazio per tutti i commenti, per tutti anche le domande che mi state facendo sui vari social. Vi chiedo anche di iscrivervi a Facebook e a Instagram, dove anche lì pubblico aggiornamenti, novità e anche il gioco relativo all'indizio per la degustazione che viene fatta il giovedì. E come sempre ricordandovi che i minori di 18 anni non devono bere, che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, io anche per oggi vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Un ciao da Francesco e da The Wine Channel.